che possiate trascorrere una buona serata, Turibio, intona buonasera. In occasione del ritorno a Canalonga della compagnia Reucaso, l'associazione Ente Fiera ha organizzato l'anteprima della Frecagnola, manifestazione che da secoli accompagna il Cilento nel mese di settembre, con l'appellativo di Regina, vista la rinomata importanza assunta dall'evento. I riflettori sono stati quindi puntati sulla capra cilentana e i prodotti ad essa collegata. Un'occasione, spiega Domenico Pizzolante, presidente dell'associazione Ente Fiera, per ragionare in termini di sviluppo territoriale, collegato alla storia, alle tradizioni, ai prodotti locali. Sì, una tradizione, questo è un evento che fa parte della storia, ormai riconosciuto non soltanto sul territorio, ma è un evento dell'intera regione Campania, dove si può davvero rivivere una tradizione forte che si rinnova. Poco fa abbiamo visto all'organetto ragazzini, anzi un bambino, quindi è una cosa bellissima e vuol dire che questa musica che ha rallegrato le precedenti generazioni continuerà a esserci nel nostro territorio, perché ecco, tutte le nostre tradizioni e tutte le nostre eccellenze, se riusciamo ad organizzarle bene, possono non soltanto ecco, far rivivere e far mantenere una tradizione, ma possono essere elementi di sviluppo per il turismo e quindi per il lavoro. Quindi noi dobbiamo mettere il filo a queste perle che sono ancora sparse sul territorio. Mi pare che siamo sulla buona strada, perché lamentarsi o facendo soltanto l'elenco delle cose che non vanno non mi pare sia una cosa opportuna e giusta. Invece ci sono tante cose che vanno avanti, continuano a migliorare e soprattutto c'è bisogno di sinergia, azioni concrete, non soltanto modelli ideali che non hanno portato a nulla. Sono ovviamente qua stasera, quale delegato all'agricoltura, per portare il saluto della regione, il sostegno della regione, e poi da cilentano sono orgoglioso che nel nostro territorio ci siano queste bellissime tradizioni.